Beh, è stata questa iniziativa voluta dal mio club, perché già è una consuetudine che l'anno scorso l'avevamo donati, e quest'anno abbiamo continuato. E poi io sono stata spinta proprio da una situazione particolare, che in prima persona ho visto che il defibrillatore, se c'è, risolve moltissimi problemi. Sì, senz'altro, sia il 118 farà dei corsi di formazione, e penso anche la Croce Bianca si renderà disponibile affinché questi ragazzi dentro la scuola possano essere operativi, sia i ragazzi che gli insegnanti anche, senz'altro, affinché questo defibrillatore non possa rimanere dentro come una scatola da guardare. Ma Ma la città di Arezzo è responsabilissima, queste ultime due scuole, l'ITIS, tutte abbiamo fatto stamani, credo vada a completare tutte le scuole, non c'è scuola in Arezzo che è prima di defibrillatore. Questa è una cosa molto importante, perché non solo mettiamo a disposizione lo strumento, ma portiamo cultura ai nostri ragazzi. Guardate, i nostri ragazzi sono il vettore, sono il futuro, quindi dobbiamo investire su loro. Se vogliamo avere dei cittadini educati all'emergenza, se vogliamo migliorare la sopravvivenza delle nostre persone, se vogliamo evitare queste morti inutili, dobbiamo investire nella scuola, che è il nostro futuro.